Squalifiche, gare corse con moto vecchie di 10 anni, piloti doppiati a ogni gara, cause perse, budget quasi inesistente. La storia di cui parliamo in questo video è tutto ciò. Solo in superficie però, perché, analizzandola e pensando anche a com'è il motociclismo oggi, ci si rende conto che questa storia è uno degli ultimi scampoli di romanticismo regalati dalla MotoGP. La passione che prende il sopravvento su tutto. Un team che dopo aver perso in un colpo solo il costruttore e lo sponsor, si è costruito una MotoGP in casa propria, pur di rimanere nella classe regina. Oggi parliamo della Harris VCM. Sigla! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Palmeni Motorsport e preparatevi, perché questo sì, sarà un viaggio nel fondo della classifica della MotoGP e a tratti nel puro imbarazzo, ma la storia della Harris VCM è di quelle che riempiono il cuore ai nostalgici e agli appassionati in generale, in quanto simbolo di un motociclismo che non c'è più. Prima di cominciare, rinnovo le classiche raccomandazioni che faccio, ovvero quella di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e se vi piacciono i miei video, e quella di seguirmi su tutte le piattaforme social. Trovate il link in descrizione. Ora, bando a ulteriori ciance e iniziamo! La Harris VCM come moto debutta nel Motomondiale nel 2003. Ma come siamo arrivati a tutto questo? Ebbene, VCM, che sta per World Championship Motorsports, è una squadra fondata da Bob McLean e Peter Clifford che debutta nel Mondiale 500 nel 1992, schierando Peter Goddard in sella a una Rocky Yamaha. Le prime stagioni sono abbastanza difficili per il team VCM, che è a tutti gli effetti una squadra privata, ma nel 1997 arriva la svolta. La squadra ottiene il supporto di Yamaha e due fiammanti YZR 500, più un cospicuo accordo di sponsorizzazione con la Red Bull. Da lì iniziano ad arrivare podi e successi con piloti come Luca Cadalora, Régis Lacony, Simon Crafar e l'ineguagliabile maestro dei traversi, Gary McCoy. Nel 2001 però arrivano altre difficoltà e non va di certo meglio nel 2002, anno in cui con l'avvento della MotoGP il team Red Bull VCM porta ancora in pista le vecchie Yamaha YZR 500, guidate da John Hopkins e Gary McCoy, e non in grado di ottenere risultati di rilievo. Complice il deludente rendimento visto nel 2002, la Yamaha ritira il suo supporto al team VCM. La squadra però cerca di andare avanti e pensa a una soluzione alternativa, rappresentata da motori Honda e telai Moriwaki. Tale soluzione però non convince la Red Bull, che quindi lascia il team per iniziare a sponsorizzare la debuttante KTM nel Mondiale 125. Ritrovatosi in un colpo solo, senza costruttore e senza sponsor principale, il team VCM potrebbe tranquillamente gettare la spugna, ma Peter Clifford non è tipo da mollare facilmente e pensa a un progetto pazzo per il 2003. Il team VCM decide di fare tutto in casa propria. La squadra britannica inizia un rapporto di collaborazione con la Harris, piccolo costruttore anch'esso d'oltremanica, e insieme le due realtà progettano e costruiscono la propria MotoGP. Il risultato finale è la Harris VCM, moto con telaio progettato appunto dalla Harris e motore preparato dal rinomato ingegnere dei Wagen, derivato da quello della Yamaha R1. Ciò significa che pur con le elaborazioni necessarie, la Harris VCM monta un motore derivato dalla serie. Insomma, un antipasto di quelle che 10 anni dopo chiameremo CRT. Il team VCM parteciperà al Mondiale MotoGP 2003 con due piloti, e per le due selle disponibili si parla con diversi candidati. Tra questi ci sono Régis Lacony,
che ha corso col team VCM già dal 1998 al 2000, lo spagnolo José Luis Cardoso, avente già esperienza in MotoGP, Steve Hislop, campione britannico Superbike in carica, e, udite udite, Pier Francesco Chili, che mostra inizialmente interesse nei confronti del progetto, ma poi decide, saggiamente, di continuare la sua carriera in Superbike. Alla fine non si fa niente con i piloti appena menzionati e il team VCM ingaggia il campione britannico Superstock in carica Chris Burns e Ralf Waldmann, esperto pilota tedesco che però non corre a tempo pieno nel motomondiale da 3 anni. Neanche il tempo di fare i primi test che Ralf Waldmann si ritira subito dal progetto, ufficialmente perché dopo una lunga carriera con i motori a due tempi, il pilota tedesco fa molta fatica ad adattarsi ai motori a quattro tempi. Impossibilitato a sostituire Waldmann in tempi brevi, il team VCM partecipa al primo GP stagionale a Suzuka con la sua moto, realizzata in tempi record, guidata dal solo Chris Burns. L'Aeris VCM con motore derivato dalla Yamaha R1 si rivela chiaramente una moto decisamente indietro rispetto alle concorrenti, tant'è che Chris Burns fa segnare l'ultimo tempo nell'FP1 a quasi un secondo dalla Proton KR di Jeremy McWilliams, appena davanti a lui. Nelle sessioni successive, però, arriva la pioggia, che stravolge un po' le carte e permette a Burns e al team VCM di accorciare il gap dagli altri piloti. Anzi, nelle prove libere del sabato mattina, Burns fa segnare il 17° tempo su 25 piloti e precede anche un certo Max Biaggi. Tutto molto bello, tutto molto figo. Peccato però che nel frattempo tutti e quattro i motori portati dal team VCM si rompano prima delle ultime qualifiche, costringendo quindi la squadra e Chris Burns ad alzare bandiera bianca e a non prendere parte alla gara. Insomma, l'avventura inizia con una figuraccia, che però non sarà l'unica, anzi, ne arriverà un'altra poco tempo dopo. Con un comunicato, la FIM annuncia l'esclusione del team VCM dal successivo Gran Premio di Sudafrica, in programma sul circuito di Welcome. Il motivo? La non conformità della moto al regolamento tecnico della MotoGP, in quanto, montando un motore derivato dalla serie, l'Aeris VCM non è un vero prototipo. Insomma, quella di partire con un motore derivato dalla Yamaha R1 non è stata una buona idea. Anche se questi controlli non li potevano fare prima? Vabbè, fatto sta che il team VCM fa ricorso contro tale squalifica, ma senza successo, e quindi la squadra è costretta a costruire un nuovo motore. Ciò porta il team VCM a saltare i GP di Jerez, Le Mans, Mugello, Barcellona e Assen. Dopo Assen arriva il Gran Premio di Gran Bretagna, a Donington, gara di casa sia per il team VCM che per Chris Burns. L'Aeris VCM con motore conforme al regolamento però non è ancora pronta. E quindi, cosa pensa di fare Peter Clifford pur di non mancare? Tira fuori dal suo garage, sentite sentite, la Rocky Yamaha del 1993 e la affida a Chris Burns. E non finisce qui, perché il nuovo acquisto del team, David De Gea, ingaggiato per sostituire Ralf Waldmann, si trova a guidare una Sabre V4, quindi anche allo spagnolo viene appioppata una vecchia 500. Con due moto ben più vecchie delle altre e anche ben più lente sul rettilineo rispetto alle altre, come può andare? Male. A Donington comunque Burns si qualifica al penultimo posto, ma a solo mezzo decimo dalla Proton KR di Nobuo Aoki, mentre David De Gea, costretto a saltare tutte le seconde qualifiche per problemi tecnici, è invece 24° e ultimo a 2 secondi circa dal compagno di squadra. In ogni caso, finalmente il team VCM affronta la sua prima gara nel 2003. E come va? Insomma, Chris Burns finisce a terra al secondo giro con la sua Rocky Yamaha, mentre David De Gea riporta ai box la sua Sabre V4 al nono giro. Si arriva poi al Sachsenring per il Gran Premio di Germania e mentre Burns è costretto a rinunciare dopo l'FP1, De Gea riesce a qualificarsi, sì, 25° e ultimo, ma a pochi decimi dalla Kawasaki di Andrew Pitt. In gara il pilota spagnolo, con la Sabre V4, ricordiamolo, gira costantemente almeno un secondo più lento rispetto ai diretti rivali e viene anche doppiato,
ma quantomeno riesce a vedere la bandiera a scacchi in 20ª posizione. Poche settimane dopo si corre in Repubblica Ceca. E su una pista dove velocità massima e accelerazione sono ancora più importanti rispetto ad altre, le cose non vanno affatto meglio. Anzi, le due 500 schierate dal team VCM prendono distacchi abissali dalle altre moto e, mentre David De Gea non riesce neanche a prendere parte alla gara, Chris Burns è costretto al ritiro dopo pochi giri. Però c'è una buona notizia, perché al successivo Gran Premio del Portogallo, a Estoril, debutta finalmente la vera Harris VCM, questa volta con motore conforme al regolamento. Con una vera MotoGP, finalmente il team VCM e i suoi piloti Chris Burns e David De Gea andranno meglio, no? Voi che dite? Ma che cazzo stai dicendo? Estoril, Burns non parte e De Gea è 22esimo, ultimo e doppiato. Rio de Janeiro, Burns si ritira dopo pochi giri e De Gea è 19esimo, ultimo e doppiato. Moteghi, Burns fuori dopo un giro e De Gea nuovamente 19esimo, ultimo e doppiato. Sepang, Chris Burns si becca un red flag per partenza anticipata e si ritira poco tempo dopo per noie tecniche, imitato poi da De Gea, anche se va detto che entrambi i piloti VCM battagliano con la Honda di Ricicchionari. Phillip Island, De Gea cade al primo giro e Burns è 20esimo, ultimo e doppiato. Gran finale a Valencia, Burns si ferma dopo l'FP1 e De Gea è 20esimo e, ripetete con me, ultimo e Ultimo doppiato. doppiato. Bravi ragazzi. In poche parole, la VCM vive una stagione imbarazzante tra figuracce, moto vecchie di 10 anni, moto nuove non performanti, problemi tecnici continui e doppiaggi praticamente a ogni gara. Peter Clifford però non demorde, sa che si giudica sulla lunga distanza più che sulla singola stagione e quindi guarda con una certa fiducia al 2004. Con l'esperienza accumulata nel 2003, in teoria, la Harris VCM si presenta al via della MotoGP 2004 con basi leggermente più solide rispetto alla stagione precedente. Poi vedremo come va. Nel frattempo, però, c'è un cambiamento molto importante per quanto riguarda i piloti. Chiuso il rapporto con David De Gea, il team VCM ingaggia Michel Fabrizio, 19enne pilota italiano che nel 2003 ha vinto il titolo nel campionato europeo Superstock. Una scommessa come quella fatta nel 2003 su Chris Burns, portato in MotoGP direttamente dalla Superstock britannica, ma potrebbe anche essere il segno, ecco, di un budget non sufficiente a garantirsi un vero top rider. Quella del budget non sembra essere una cavolata, perché se da una parte viene confermato Fabrizio, dall'altra la permanenza di Chris Burns nel team è appesa a un filo. Talmente appesa a un filo che il team VCM si presenta al primo GP stagionale a Welcome in Sudafrica col solo Michel Fabrizio. E come comincia il 2004 per la Harris VCM? Da dove era finito il 2003, quindi dal totale fondo della classifica. Michel Fabrizio a Welcome si qualifica col 22esimo tempo, a un secondo dalla Ducati di un Troy Bayliss in grande difficoltà con le nuove gomme Michelin, va detto, e a 2 secondi dalla Proton KR di Nobuhatsu Aoki. In gara Fabrizio è costretto a rientrare ai box per problemi tecnici, ma poi riparte e, anche se a 3 giri dal vincitore Valentino Rossi, quantomeno vede la bandiera a scacchi. A Jerez, a fianco di Fabrizio, si rivede il fedelissimo Chris Burns, e quindi le Harris VCM in pista tornano a essere due, ma le cose in qualifica vanno molto male, in quanto Fabrizio si qualifica 23esimo e ultimo e Chris Burns non rientra nel 107%. La domenica però accade l'inaspettato. La gara parte sotto una pioggia torrenziale e Michel Fabrizio, con queste condizioni, ci va letteralmente a nozze. Il pilota romano parte bene e recupera posizioni su posizioni, fino a portarsi addirittura in zona punti. Il team VCM non ci crede, la loro creatura è nella top 15 della MotoGP. Il sogno sembra però infrangersi, attenzione, a metà gara, quando Fabrizio finisce a terra, così come tanti suoi rivali. Il pilota romano però non molla, corre verso la sua moto, la rialza, fatica un po' a risalirci sopra, ma alla fine ce la fa. E per fortuna la Harris VCM non ha nessun danno grave
e può tornare in pista. E come riparte Michel Fabrizio? Facendo segnare tempi da top 5, girando costantemente 2 o anche 3 secondi più veloce rispetto ai suoi rivali, e Fabrizio alla fine arriva fino alla decima posizione. Nel finale l'italiano abbassa un po' il ritmo e viene anche doppiato, ma alla bandiera a scacchi Michel Fabrizio taglia il traguardo appunto in decima posizione, portando così la prima top 10 e i primi punti ridati alla RSVCM. Certo. Signori, questo è un miracolo! Dopo l'inaspettata gioia di Jerez, la RSVCM torna a lottare per le ultimissime posizioni, ma quantomeno sembra esserci un miglioramento rispetto al 2003, almeno lato Fabrizio, visto che Burns continua a fare pietà, con tutto il rispetto. Fabrizio arriva a sedicesimo a Le Mans, a pochi decimi però dalla Proton KR di Curtis Roberts, quindicesimo e ultimo pilota a punti, arriva nuovamente a punti, quindicesimo al Mugello, e sfiora la top 15 anche al successivo GP di Barcellona, dove Fabrizio arriva a pochi decimi dalla Proton KR di Aoki. Subito dopo c'è qualche difficoltà, ma Michel Fabrizio torna di nuovo in zona punti al Gran Premio di Germania, al Sachsenring, dove chiude quindicesimo, e quindi arriva a quota 8 punti per lui e per la VCM. Successivamente, però, c'è un discreto ribaltone per quanto riguarda la lineup di piloti. Chris Burns si infortuna e viene sostituito dall'anche egli britannico James Allison, mentre Fabrizio passa invece al team Aprilia con la RS Cube a sostituire l'infortunato Shane Byrne. Avventura che durerà solo una gara, ma dettagli. Al posto di Fabrizio arriva il giapponese Yuichi Hui, veterano della classe 125, che a stagione in corso passa dall'ottavo di litro direttamente in MotoGP. A stagione in corso, roba che quello che farà Jack Miller nel 2015 in confronto è niente. Comunque, sia Allison sia Hui riescono a portare a casa altri punti per la RSVCM. Allison è tredicesimo e ultimo in Qatar, mentre Hui chiude quindicesimo il Gran Premio del Giappone a Motegi. In sintesi, la RSVCM chiude la sua seconda stagione in MotoGP con costanti piazzamenti in fondo alla classifica e doppiaggi avvenuti spesso e volentieri, ma la moto britannica ha comunque conquistato 12 punti, di cui 8 con Fabrizio, 3 con Allison e 1 con Hui. Ciò fa sì che la RSVCM chiuda il campionato costruttori non distante, anzi, dalla Proton KR del team di Kenny Roberts, che come moto è presente nel motomondiale già da più anni. Insomma, non è andata malissimo, però il 2005 deve essere l'anno della svolta, l'anno dell'ora o mai più, il cosiddetto anno della verità. Questo Bob McLean e Peter Clifford lo sanno molto bene. E infatti hanno lavorato duramente per il 2005 quando la stagione 2004 era ancora in corso. Come? Raggiungendo, firmando e annunciando l'accordo tra il team VCM e la Blata. No, non la Blatta! La Blata con una T sola, che è una casa costruttrice ceca specializzata nella produzione di mini moto, ma con grande voglia di espandersi fino ad arrivare addirittura in MotoGP. La Blata si incarica della realizzazione del motore da 990 cm cubici per la MotoGP 2005 e questa sembra essere una bella notizia per il team VCM, una realtà, ricordiamolo, molto piccola e dal budget irrisorio. Almeno sulla carta è una buona notizia, perché poi vedremo come va. Passando invece ai piloti, se da una parte viene riconfermato James Allison, dall'altra arriva dalla 250 Franco Battaini, che a 32 anni e dopo tante stagioni e alcuni podi nella quarto di litro ha finalmente l'occasione di correre nella classe regina. E ci sono novità anche sul fronte sponsor, in quanto arriva a sostenere il team VCM l'etichetta discografica DTP, di proprietà della star dell'hip-hop Ludacris. Ma quando si arriva al primo GP stagionale a Jerez, c'è già una grossa, grossissima anomalia. La Blata, come detto, doveva costruire il motore per la stagione 2005, ma il propulsore non è ancora pronto per il GP di Jerez, e questo costringe il team VCM
a portare nuovamente in pista le ormai vetuste Harris VCM viste negli anni precedenti. Andiamo bene. Con moto ormai vecchie, Ellison e Battaini a Jerez arrivano in fondo alla classifica, penultimo e ultimo ed entrambi doppiati. Al successivo GP a Estoril, quantomeno Ellison arriva a punti col 15° posto. E il pilota britannico fa anche bene al successivo GP di Shanghai, in Cina, dove porta la Harris VCM in 13ª posizione sul bagnato. Dopo Shanghai, però, per la Harris VCM e i piloti James Ellison e Franco Battaini, inizia una lunga serie di gare chiuse in penultima e ultima posizione e a un giro di distacco dal vincitore. Il tutto mentre il motore Blata si fa attendere come il Godot dell'omonimo capolavoro letterario. Se conoscete l'opera in questione, beh, potete capire come va a finire. Tra l'altro, il logo Blata compare come sponsor tranquillamente sia sulle tute sia sulle moto, in attesa che sia finalmente pronto il motore. Intanto però, nel casino e incertezza più totali, arrivano, dopo i punti conquistati da Ellison a Estoril e Shanghai, anche i primi punti stagionali per Franco Battaini, che chiude 15° al Sachsenring e 11° su 11 a Motegi. Non prima però di aver sprecato un'importante occasione, ovvero quella che si è presentata a Battaini ad Donington. Il pilota italiano, sotto il diluvio, risale la classifica ed è bravo a non commettere errori, al punto da portarsi a un certo punto in decima posizione. Battaini, però, cade a pochi giri dal termine, e questo non gli permette di eguagliare il decimo posto che aveva ottenuto Michel Fabrizio nel 2004. Nella parte conclusiva della stagione, poi, James Ellison chiude 15° il Gran Premio del Qatar. E poi si corre in Australia, a Phillip Island, dove incredibilmente arriva finalmente il primo doppio arrivo a punti per la Harris VCM, con James Ellison 14° e Franco Battaini 15°. Doppiati, come al solito, ma dettagli. Guardando i 13 punti conquistati nel 2005 rispetto ai 12 del 2004, si potrebbe pensare che le Harris VCM siano leggermente migliorate rispetto alla stagione precedente. Però non è così di fatto, perché mentre nel 2004 Michel Fabrizio era spesso in lotta per la zona punti con le Proton KR e ha evitato più volte l'ultima posizione, nel 2005 James Ellison e Franco Battaini hanno chiuso la stragrande maggioranza delle gare in penultima e ultima posizione e doppiati anche di un giro. Insomma, le Harris VCM nel 2005 si sono occupate di chiudere i cancelli, come si dice. Ma il motore Blata? Ecco, di fatto il propulsore della Blata non è mai arrivato e questo ha portato chiaramente il team VCM anche a fare causa al costruttore ceco. Una causa che però il team VCM ha malamente perso. Volete sapere il motivo? Lo dice lo stesso Peter Clifford in un'intervista a Road Racing World. Abbiamo perso perché, secondo il giudice, non era chiaro quale compagnia VCM avesse firmato l'accordo con Blata. Questo perché avevamo due compagnie separate, una negli Stati Uniti e l'altra in Irlanda. Vabbè, i commenti li lascio a voi. Il casino con Blata e i deludenti risultati visti nel 2005 spingerebbero chiunque a gettare definitivamente la spugna. Chiunque, però, tranne Peter Clifford, che per il 2006 vuole provarci ancora. Dopo l'illusione Blata, per la quarta stagione in MotoGP della Harris VCM sembrerebbe esserci un altro fornitore di motori. E non è un fornitore qualunque, perché si tratta niente poco di meno che della KTM. La casa austriaca, uscita malamente a 2005 in corso dal progetto col team di Kenny Roberts, sembra intenzionata a tornare in MotoGP e propone i suoi motori proprio al team VCM. Se quelli siano motori nuovi o gli avanzi del 2005 non è proprio chiaro. Fatto sta però che alla fine non si fa niente. Attenzione però, perché nella entry list provvisoria della MotoGP 2006 il team VCM compare ancora con Moto Bimota, un accordo su cui io almeno non ho trovato grandi riscontri, e piloti Jeremy McWilliams e un certo Jason Perez. Chi sei tu? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce?
Per la cronaca, Jason Perez è un pilota americano che nel 2005 ha chiuso 27esimo il campionato AMA Superbike. Perez, tra l'altro, compare sia nella entry list provvisoria della MotoGP 2006, sia nella entry list della Coppa FIM Superstock 1000 nello stesso anno. Il bello è che Perez alla fine non correrà in nessuno dei due campionati, in quanto l'accordo per la Stock 1000 non si concretizza e, soprattutto per la nostra storia, il team VCM alla fine alza bandiera bianca e rinuncia alla MotoGP. Termina così la corsa della Aries VCM. La storia del team VCM però va ancora avanti per una stagione, in quanto Peter Clifford si unisce al team Winona Racing, una piccola squadra britannica, in qualità di advisor. Insieme, il team Winona Racing e il team VCM prendono parte a 8 Gran Premi del Mondiale 250, con l'anch'egli d'oltremanica Dan Linfoot. Linfoot però non arriverà mai a punti e soprattutto si ritirerà in ben 6 delle 8 gare disputate. Ad oggi e da diversi anni, Peter Clifford segue i piloti della Red Bull MotoGP Rookies Cup, monomarca KTM, da cui tanti ragazzi sono poi arrivati a MotoMondiale e in alcuni casi anche in MotoGP. Faccio qualche esempio: Joan Zarco, Joan Mir, il compianto Luis Salom, Pedro Acosta, Jorge Martin e soprattutto lui, Sturla Fagerhaug, la stella norvegese poi diventato surfista. Una storia incredibile che ho raccontato in questo video. Si conclude così la storia della Aries VCM. Di certo non è stata la più bella avventura mai vista nel motomondiale, ok? Ma questa MotoGP casereccia rimane e rimarrà sempre nel cuore degli appassionati, in quanto uno degli ultimi baluardi di un motociclismo che non c'è più e che manca a tanti di noi. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e vi do appuntamento ai prossimi contenuti. Grazie. Ciao.